Tra le forme di intrattenimento predilette dagli antichi romani spiccano indubbiamente i munera o giochi gladiatori. L'anfiteatro, il luogo adibito a tali forme di spettacolo, soprattutto a partire dall'età tardo-repubblicana e sempre più in età imperiale, non a caso è un elemento chiave nella struttura di una città romana, quasi mai assente anche nei centri più remoti dell'impero. Ma tra tutti gli spettacoli gladiatori allestiti nelle città dell'impero, i munera dell'anfiteatro Flavio o Colosseo erano indubbiamente i più famosi, come ci racconta il gladiatore Mirinus, un mirmillo, in italiano mirmillone, cioè un gladiatore dotato di grande elmo a spioventi, scudo rettangolare e arma corta. Rome nullus locus spectaculis clarior quam Flavium amphitheatrum fuit a Vespasiano imperatore edificatum. Così inizia il racconto del nostro gladiatore. A Roma, ci dice, nessun luogo era più famoso per i suoi spettacoli come l'anfiteatro Flavio, costruito dall'imperatore Vespasiano. Il racconto prosegue. Il gladiatore ci racconta che qui ibi multa munera gladiatoriat venationes fuerunt. Qui si tenevano molti combattimenti tra gladiatori e cacce venationes. Quali erano le forme di combattimento più pericolose? A detta del nostro Mirino, le venationes, le cacce, erano più terribili perniciosiores e più pericolose periculosiores quam ludi gladiatori. Dei ludi gladiatori, perché qui a belue facilius dilaniabant eos quibuscum decertare debebant, poiché le bestie uccidevano più facilmente facilius coloro con cui dovevano combattere. Ma c'erano anche delle eccezioni. Non minus fortes quam belue aliqui gladiatores interdum erant precipue reziari mirmillones et treces. Alcuni gladiatori, ci dice il nostro Mirino, non erano talora meno forti, minus fortes, delle bestie, quam belue. Soprattutto chi? Soprattutto i reziari, cioè gladiatori armati di rete, i mirmilloni, la categoria di gladiatori a cui Mirino stesso appartiene, e i traci, cioè gladiatori che indossavano un'armatura simile ai soldati traci. Nemo enim tam audax est quam qui in vite discrimine adducitur. Infatti, enim, nemo, nessuno, tam audax est, è così audace, come quam qui chi si trova a rischiare la vita, letteralmente chi viene portato alla soglia della vita, alla separazione tra la vita e la morte. La vita dei gladiatori infatti era appesa a un filo, o meglio era appesa al volere dell'imperatore e del pubblico. Imperatores sepe gladiatores morte damnabant. Spesso gli imperatori condannavano a morte i gladiatori. Sicuti spectatorum vulgus pollice verso iubebat, come ordinava la massa di spettatori con il pollice capovolto.